Nei 20 secondi, o nelle 2 ore in cui fissammo l'uno la faccia dell'altro, stabilimmo un contatto. Ed era proprio questo che avevo atteso. Ora amavo il cane e volevo che lui mi amasse. Avevo tentato di amarlo e avevo tentato di ucciderlo. Ed entrambi i tentativi isolatamente non avevano sortito alcun esito. Speravo, senza sapere veramente perché mi aspettassi che il cane capisse qualcosa. Tantomeno le ragioni che mi inducevano ad agire. Speravo che il cane avrebbe capito. Fatto è che chi non riesce ad avere rapporti con la gente deve cercare di stabilirne, in un modo o nell'altro, con gli animali. Non trova? Una persona deve trovare il modo di stabilire contatti con qualcosa. Se non con la gente, con qualcosa. Con un letto, con uno scarafaggio, con uno specchio. No, questo è troppo difficile. È una delle ultime cose da tentare. Con uno scarafaggio, con un tappeto, con un rotolo di carta igienica. No, no, nemmeno questo. È un po' come lo specchio. Riflettono sempre il sangue. Vede com'è difficile trovare le cose? Con un angolo di strada e le troppe luci e tutti i colori che si rispecchiano nelle strade inzuppate di olio. Con un filo di fumo, con le carte da gioco pornografiche, con una cassaforte senza serratura, con l'amore, con il vomitare, con il piangere, con l'ira, perché le belle donnine non sono belle donnine, col far denaro, con il proprio corpo, che è un atto di amore, e io posso dimostrarlo, con l'urlare perché si è vivi, con Dio. Cosa ne dice? Con Dio, che mi hanno detto, ha voltato le spalle a tutto quanto qualche tempo fa. Con la gente, un giorno o l'altro. La gente. Con un'idea, un concetto. E dove meglio, in questo umiliante surrogato di prigione? Dove meglio si può comunicare un'isolata, elementare idea che in un vestibolo? Dove? Sarebbe un punto di partenza. Com'è meglio fare un primo approccio? Capire e, se appena possibile, essere capiti. Raggiungere un abbozzo di comprensione che con un cane. Ma sì, con un cane. Un cane. Sembrava un'idea assolutamente ragionevole. L'uomo è il migliore amico del cane, ricorda? Il cane ed io, dunque. Ci fissammo. Io più a lungo del cane. E ciò che vidi allora, ho continuato a vederlo anche dopo. Ogni volta che il cane ed io ci incontriamo, ci fermiamo entrambi immediatamente. Ci guardiamo in faccia, tristi e sospettosi insieme. E poi ci fingiamo indifferenti. Passiamo l'uno accanto all'altro senza pericolo. C'è comprensione fra noi. È molto triste, ma devo ammetterlo, c'è comprensione. Avevamo fatto molti tentativi per stabilire un contatto e non eravamo riusciti. Il cane è tornato alla sua spazzatura e io ho una possibilità di transito solitario, ma libero. Io però non sono tornato. Voglio dire che io, quel transito solitario, ma libero, me lo sono guadagnato, se si può parlare di guadagno, quando si sono perse cose tanto più importanti. Ho imparato che da sole, indipendenti l'una dall'altra, né la crudeltà né la gentilezza raggiungono un effetto che vada al di là di loro.
e ho imparato che le due cose unite insieme, nello stesso tempo, costituiscono un'emozione istruttiva e che ciò che si guadagna è una perdita. E questo è il risultato. Il cane e io abbiamo raggiunto un compromesso. Di più, un accordo. Non ci amiamo e non ci danneggiamo perché non cerchiamo più di raggiungerci. Era davvero un atto d'amore il mio tentativo di dar da mangiare al cane. E davvero non lo era il suo tentativo di mordermi. Se è così facile fraintenderci, ebbene, perché abbiamo inventato la parola amore, tanto per cominciare?